Andiamo alla sostanza. Voglio farvi sentire queste minacce, queste cose che vengono dette a Speranza ogni volta che va a presentare il libro. Senti. Libro, non so che altro. Come difendo questo la libertà? Questo è frutto, sai di che cosa è? Questo qui è frutto delle campagne della verità. No, aspetta. È frutto delle campagne, sì, delle campagne di aggressione che gli hai fatto anche tu, no, al ministro. Io nulla. Anzi, sì, posso dirti campagne una cosa? Di aggressione. Anzi, questo sono molto serio. Questo è frutto delle campagne di aggressione che gli avete fatto. Dico una cosa che ti sorprenderà. Allora, Speranza è criticabile sotto tutti i punti di vista, anche in maniera aspra. E io lo critico in maniera aspra. Aspetta, lo critico in maniera asprissima, no aspra. Cioè, per me ha fatto una marea di cazzate. Detto questo, come difendo la libertà del generale Vannacci di andare a presentare il libro ovunque senza avere rottura di coglioni, senza persone che lo circondino per dirgli omofobo, razzista, eccetera, eccetera? Difendo l'assoluta libertà dell'ex ministro Speranza di girare l'Italia a presentare libri, a fare iniziative politiche senza essere circondato da persone che gli danno continuamente dell'assassino. Punto e basta. Se volete fate una bella manifestazione senza andare a minacciare la libertà degli altri di parlare. Dunque questa cosa deve essere chiarissima. Adrian da Piacenza, vai, dimmi. Sì, sono pronto a farle da... Io fumo quello che io voglio. Io mi faccio una canna da 10 anni, non ho mai... Vabbè, mi avete rotto il cazzo tutte e due, ciao. Vabbè. Ciao. Filippo Champagne, buonasera. A tutti, buonasera. Buonasera. Ragazzi, la serata dei criminali praticamente. Nevio l'ostinato, buonasera. Salve Parenzo, buonasera. Eccoci qua. Ciao caro. Eccoci qua. Ciao. Trovatevi un lavoro serio, ve lo siete trovato un lavoro serio? Ma io non faccio niente, mai lavorerò in vita mia. Faccio l'influencer adesso, diciamo così. Ma uno non ha capito, Parenzo, secondo te l'influencer è un mestiere, è un lavoro, anche questo. È un lavoro come quello, perché non deve essere un lavoro? A parte sono arrabbiato con Cruciani, con te sono arrabbiato un pochettino. Per Israele, perché? No, perché prima ho sentito su Speranza e non va bene quello che hai detto. Ho capito, possiamo litigare su qualche cosa ogni tanto noi. Possiamo avere idee le diverse. Persone che si vogliono bene devono assolutamente. Scusi. Tu hai ragione, su questo hai ragione. Bisogna difendere Speranza. Bravo, vedi che quando dici delle cose giuste. Ma che difendere? Speranza è un criminale sanitario. No. Un criminale. Cosa hai detto? Va processato, cosa va condannato, detto? Pena di morte. Tu devi baciare il culo. Fermi tutti. Mamma mia. Importiamo a chiamare Groupage e ogni volta lo sdoganamento si blocca. Momento fantastico. Accanto a me, caro David, un signore diventato famoso negli ultimi tempi, soprattutto perché rutta. Ciao, tigre. Rutto vai. Mi dico applauso per favore. Ma che applauso. Vogliamo salutare anche il dottor Champagne in questo modo? Ciao Filippo. Molto bene, anche il signor Nevio. Vogliamo salutare l'Ayatollah Khamenei. Ciao numero uno. Eccolo qua, rutto vai. Salutiamo l'Ayatollah Khamenei. Ecco, sì, c'è l'Iran. Posso dire fottuti maledetti iraniani con io ho paura poi di andare in giro per strada, ragazzi. Dall'altra volta, scusa, l'ambasciata russa, ora gli iraniani qua. Khamenei. Solo l'Ayatollah Khamenei. No, mettiamo forza Palestina. No, ma forza Palestina lo dici tu, però. No, forza Palestina lo dici tu, io lo dico, forza Palestina lo dice lui. L'Ayatollah Khamenei. Un saluto all'Ayatollah Khamenei, così ruttando. Ma che sei ignorante? L'Ayatollah Khamenei. L'Ayatollah Khamenei. L'Ayatollah, lo sai chi è l'Ayatollah? No, non la conosco. Non sai che cos'è un Ayatollah? Conosco i giocatori dell'Inter, non l'Ayatollah. Cioè, posso dirti una cosa? Siamo noi che esageriamo a parlare di queste cose, che non fotte un cazzo a nessuno, vero? Non fotte un cazzo a nessuno. Cazzo me ne frega a me. Degli Ayatollah, è vero? A te interessa Nevio degli Ayatollah o no? Ma che cazzo non sono, che cazzo sono degli Ayatollah? Ma il destino del mondo è ma gestito dagli Ayatollah, ma che dipende dalla guerra. Tutto, ma come se ammazzassero tutto? Ma se stare, ti tirano dei missili addosso, tu per chi fai il tifo? Per l'Iran o per Israele? Per il Milan. Per dire, signor Nevio, c'ha sempre la battuta giusta. Ho capito, ma in questo confronto uno starà da una parte o dall'altra, Nevio, no? Cioè, starai da una parte o dall'altra. Allora, io sto da una parte sola. Qual è?
la parte tua, i cazzi tuoi. I cazzi miei. I cazzi tuoi, ho capito, regolare. Ma se uno, no, di fronte al grande conflitto mondiale, ne viene stirato, che è una persona comune, uno stirato, certo, con i suoi debiti. Io mi allevo con Putin in tutta la vita. Tu sei sempre con Putin. Ma stai scherzando, lui è siriano. Dunque, con l'Iran, un po' più per l'Iran. Io non voglio, no, però non voglio parlare di guerre, però io, ma se domani bere. Capita quale una Iran? Guerra mondiale, non io vado bere. Con Putin. Vado con Putin, parezza, devi capirlo. Ma Putin è alleato di Teheran, perché uno che come te difende quel criminale di Speranza. Basta con sua Speranza, basta con sua Speranza. E di Speranza vive, disperato muore. No, dice, è un detto, no? È un detto. Per dire. Però scusami, caro, detto, caro, no? Filippo, senti, posso dire una cosa? Tu due idioti per giorno. Sarei bravo te, sarei bravo, dai. Però scusami un attimo, c'è una cosa fondamentale. Qual è stata la vostra giornata oggi? Voglio partire da Nevio. Nevio, lo stilato. Aspetta, fermi tutti, inizio così, ragazzi. Musica, un secondo, musica, vai, musica. Audio di Filippo, perché questo audio è fondamentale, sentite. Buongiorno a tutti ragazzi, gatti contenti. Ieri appena sono arrivato a casa, ovviamente mi ha portato a casa un amico, perché non bisogna mai, e dico mai, guidare la macchina quando si è bevuti, lo dico da una vita, da anni. Quindi mi ha portato a casa, ieri sono uscito in taxi, quindi senza nessun problema. Appena arrivato a casa abbiamo dato ai gatti, che bello, dite in gola. Ma lei come ha mangiato? Oggi tutti contenti, infatti sono prima, li ho visti prima, erano belli, belli felici. Ragazzi, quando gli dai da mangiare gli extra, sono belle cose, capisci? E io mi sono svegliato bello, lucido, in forma. E stasera si riparte, ragazzuoli, si riparte per forza. Bella serata, mi sono troppo divertito e abbiamo dato ai gatti. Ah, non ho capito, che cazzo è stato che ti sei infilato due dita? Hai vomitato? Sì, ho capito. Parenzo l'ha capita che... Anch'io l'ho capita. Che schifo. Ho sboccato davanti a casa, così quando passano mamma quelli mia a pulire le strade, hanno qualcosa da pulire, capito? Giusto, ma per essere chiaro. Permetti, come mi permetti? Ho tanti amici che fanno. Ma come hai si chiama perché lì? Stavi male, eri uno, no, straccio, stavo male, ero uno pieno, schifo. Mi sono cacciato i tengola, mi sono bevuto 20 tequila, due bottiglie di vino, ero ma un po' perché? Pieno sboccato. Ma perché? Un messaggio diseducativo ai massimi. Ma a chi questo? Diseducativo? Ma l'ha fatto lui personale. Sei te che parli degli agliatolà che è diseducativo, cosa stai dicendo? Tutti i giovani di oggi vanno in Gaina e si ubriacano tutti. Vabbè, adesso non io sono beh, contro, Teheran, io non l'ho già detto l'altra volta, io sono contro la droga, ma sono a favore dell'alcol. E quando salirò in politica liberalizzo anche l'alcol mai dappertutto. Ma in farmacia, no, no, in farmacia ci deve essere la bottiglia di Don Perignon da tutte le parti. Ma che cazzo c'entra il farmacista? Ma che c'entra la farmacia? Adesso poi ho sentito che vogliono. Ma che c'entra la farmacia? Non c'entra un cazzo la farmacia. Perché se sono in farmacia che prima la vendi una bottiglia di vino, ma non la vende nessuno in farmacia. Cosa dici? Ma perché bisogna metterla in farmacia? Ma non c'è senso. Di notte ho bisogno di bere, la farmacia posso... Sai che di notte ma quante cirrosi epatiche hai avuto tu? La venta di alcolici, se non sbaglio, no? Di notte. Ma io sei mai andato in coma etilico tu? Ma in coma etilico ci vai te per le minchiate che dici, Parenzo, va. Mica per quello che dico io, va. Fai bravo, va. Però posso dirti una cosa, che secondo me tra droga leggera, per esempio, e l'alcol fa peggio l'alcol. Cirrosi epatica? Ma che fa? No, la cirrosi, mi dispiace per te, non ce l'ho ancora. E se domani mi arriva, ne vado fiero. Sono cazzi miei. Di certo, beh, io no, muoio per quello che faccio io, non per quello che hanno iniettato la gente. Oh, giusto per tre il discorso di prima. Stasera caro Parenzo, se devo schiattare, schiatto perché decido io. Vabbè. Non perché quello stato di merda mi vuole uccidere, capito? Ecco, parliamo sempre in generale. Lo stato di merda, senza personalizzare. Sì, sì. Scusi, Nevio, lei si è vaccinato invece? Quanti vaccini si è fatto? Quattro vaccini. Quattro vaccini, vedi che c'è questo. Ma questo è un pazzo. Scusi, un pazzo. Pazzo. Per me è un pazzo. Ma scusa, no, sì. Scusate. Allora, io mi sono vaccinato per un semplice fatto. Perché? Che a me i vaccini non mi fanno un cazzo. Nel senso, vado là, mi fanno una puntura. Sì, chi se ne frega? Che cazzo me ne frega? Tanto potevi girare. E poi quello mi fa, deve stare, sai, 20 minuti prima di uscire. Ho detto, che cazzo, 20 minuti devo andare fuori a fumare, mi rompete i coglioni. Dopo il vaccino andavo fuori, fumavo la mia sigaretta e andavo a casa, bello come il sole. Bello. Perché io assorbo tutto, capito? Io se prendo una medicina qualsiasi, tutto assorbo. Quindi che cazzo me ne frega? Ma d'altra parte, con tanti milioni di debiti, a te che cazzo me ne frega? Un vaccino di più, un vaccino in meno. Cioè, anzi, secondo me si dovrebbero vaccinare quelli delle banche, quelli che avanzano. Ma come queste banche? Che c'entra? Ma cosa c'entra? Ma perché ce l'hai sempre con le banche? Perché ma io tu le voglio banche vedere. Ma saranno le banche che ce l'hanno con le banche? Non me ne frega un cazzo i soldi sotto i materassi. Ma cosa c'entra? Ma perché? Dentro gli armadi, sopra che facessero così sarebbe tutto fallito. Ma se tutti facessero fallito, lascia stare. Ma se tutti facessero i castelletti come hai fatto tu,
l'Italia sarebbe un paese morto. Ma è già un paese morto, eh? Sì, cioè, è morto lo stesso. Parlando, cioè, per colpa anche di gente come te. Beh, anche per colpa mia, regolare. Sì. Scusami, Nevio, ci puoi un attimo spiegare per l'ennesima volta che come facevi a fare un castelletto? Perché è molto divertente questa cosa qua. Non l'hai mai spiegata come si fa? Bene, allora, fino in fondo. Il famoso castelletto, come si fa? Come si la fa? Gente qua lo vuole sapere. Un applauso al pubblico di stasera. No, nessuno vuole sapere. Allora, Parenzo, tu devi sapere una cosa. Tu devi sapere una cosa, 30 anni fa, 40 anni fa, tu sei giovane, io sono molto più anziano di te. Non era come adesso le banche. Tu andavi in banca, non chiedevi il fido, si facevano i castelletti. Cos'è il castelletto? È come un fido, uguale, la stessa cosa. Bravo. Versavi cambiali, riba, tutte quelle cose lì. Sì. E le davi alla banca. Sì. Poi, naturalmente, tu quelle cambiali a scadenza e le riba dovevi pagarle, giustamente. Sì. E niente, e si facevano i castelletti. Il castelletto poteva partire, non so, da 50, 100 milioni, io ti parlo in lire. Sì. Poi il castelletto si poteva alzare, tu versavi in banca, giustamente, assegni, contanti, quello che era. La banca vedeva che avevi un bel rapporto di lavoro e ti alzava anche il castelletto. E dunque, accumulando i castelletti? Accumulando i castelletti in 7-8 banche, adesso non mi ricordo il numero. Hai fatto lo stesso gioco con più banche? Regolare, con più banche. Secondo te, con una banca sola? Ma se ride. Che cazzo vuol dire? Scusa, è una cosa normale. Scusa, è una truffa. Sì, No, Parenzo, Parenzo, fammi finire. Se mi fai finire, poverello, dai, ascoltami a me. Della quando tu fai il castelletto, giusto? Sì. Ma io non faccio puoi... su castelletto. No, ho capito. Adesso ti fanno castelli di carte ti fanno se vai nelle banche. Ma neanche la carta igienica. Vabbè, allora, lascia stare. Quando fai il castelletto, cosa succede? Tu a un certo punto hai il debito, giusto? Sì. Rientri di questo castelletto. Il problema cos'è? Che essendo un ludopatico, un giocatore da una vita, diciamolo, sei ludopatico, bravo, e sei orgoglioso di essere ludopatico. Beh, da quando sono nato, che cazzo vuol dire? Ma uno non può essere orgoglioso, potrebbe anche cercare di cambiare, di non essere più ludopatico. Sono un giocatore e non vuoi smettere? No, adesso un po' smesso rispetto a prima, un po' meno. Allora, quando tu hai i debiti con le banche, cosa succede, caro Parenzo, che ti insegno economia? Questa è economia pura, economia cosa, pura. Sì, è regolare. Allora, fammi parlare, Sapelli, se mi fai parlare, economia, poverello. Il professor Sapelli, non tu, ignorante capra. Ma lascia stare, adesso c'è il professor Nevi Rostirato. Ascoltami a me, poverello. Allora, quando tu accumuli questi debiti, non ce la fai più perché ti sei giocato il doppio di quello che tu hai incassato. È normale che vai sotto con le banche. Giustamente, io non potevo più permettermi di pagarle perché ero andato alla canna totale. E ho fatto i debiti con le banche, ma non è che l'ho fatto di proposito. È tutto ma uno un si circuito. Può anche fermare, però. Si no, può no, anche... il problema sai cos'è? Quando... che eri malato di gioco, ti volevi giocare. Bravo. Ma ho capito, non è inevitabile, però non ti fermi. Ma la colpa di chi è? La colpa è mia, ma è tua. Beh, regolare. È tua, di Nevio l'ho stirato. Di Nevio forza, il ludopatico è stirato. È musica, ragazzi, musica. Regolare. Allora, io voglio capire una cosa, faccio sempre un resume della settimana, dei 10 giorni passati con Filippo. Perdite, vittorie, eccetera. Il bilancio qual è degli ultimi 10 giorni? Bilancio meno 40k, 45. Non ho preso Parenzo, me l'ha guffata. È regolare. Come 2 mesi fa, me l'ha guffata. Lo stai mettendo la canna, Parenzo. Anche di più. Non ho preso un colpo stasera, bagno allora di sangue dappertutto. I miei più forti auguri, i miei più grandi auguri, un abbraccio fortissimo. Però mi sono comprato un altro orologio, uno nuovo, vedi? Come cazzo si fa? Così per sfizio, giusto per ballarmi i soldi che mi scottano in tasca, mi danno fastidio i soldi in tasca. Mi dà fastidio, devo spenderli per forza. Bravo. Io sono malato, ma devo spendere. Conto le persone che ti ascoltano, cioè, sono persone sera, che ti ascoltano, che ieri non, sera che sono non uscito, arrivano a fine mese, ti rendi conto? Ieri sera sono uscito con il Cobra, no? Siamo andati a mangiare, ma ha lasciato a casa alle 11. Chi è il Cobra? Il Cobra è il mio manager, è il Cobra è manager. Ma che cazzo di amici hai? Il Cobra è un amico di Cobra. No, devi sapere una cosa, che Parenzo, l'abbiamo detto 100 volte, ma non capisce. No, lui dimentica tutto dopo un secondo, soprattutto le cose che non vuole sentire. Ma so come fa a fare il suo lavoro. L'idea che uno dica sono uscito col Cobra. Io ad esempio sabato sera sono a cena con Cerasa, che è il direttore del Cerasa? Foglio. Chi è Cerasa? Cerasa si chiama il grande mio vicino di casa del Cerasa. Foglio. Ma chi è Cerasa? Il grande direttore del Foglio, il grande direttore del quotidiano. Ma che il Foglio. Cazzo, ma non sa ma nessuno chi è Cerasa. Cobra. Ma facciamo un sondaggio a tutti i cittadini di chi cazzo è Cerasa? Lo sanno quattro persone, te e quattro parenti tuoi. Ignorante che non sei, ignorante sei tu, che ignori che la gente non sa chi cazzo è sto Cerasa. Mentre tu
esci col prima. Cobra, ma che cazzo di nomi sono tu questi, esci col dai. Cobra, esci ma col Cobra, io sapato esco qua, con Cerasa, con il direttore Cerasa. Però posso dirti una cosa, io Cerasa era giornalista, non lo conosce nessuno, è anche il professor Zappelli. No, però professor conoscono tutti, conoscono nessuno. Ma Cerasa, chi lo conosce? È un grandissimo direttore. Facciamo una domanda, ma non lo conosce, chi è ignorante, quell'analfabeta lì non lo conosce. Alzate le mani chi sa chi è Cerasa. Uno, due, ma che c'entra? tre su 30 cristiani, ma dai, di cosa parliamo? Ma perché lì dentro è un campione di analfabeti, per ma cosa stai dicendo? Che io ho studiato, io sono anche geometra, no, ragionieri sono. Il Cobra è il nostro manager, il Cobra. Cosa ha fatto per il paese il Cobra? ha contribuito anche lui al gioco, anche lui come me, Nevio, ci mancherebbe altro. È un grande giocatore anche lui, devo dire la perché verità. Perché poi questo qua, cioè, Sapelli che è il ministro dell'economia, ascolta, ma sto Sapelli qua dove cazzo li spende questi soldi? Io faccio girare l'economia. Io sono un professore dell'economia che tutte le sere vado al ristorante, vado al casino, compro lo champagne, spendo la libri di insegna storia dell'economia all'università. Gli ha letti sua sorella, chiama Sapelli, chiama Sapelli che ci parlo, chiamiamolo, ci parlo io, che cazzo è sto Sapelli? Ottimo, Sapelli era ospite da me oggi all'aria che tira, adesso chiama Sapelli, ascolta, se tu inviti me, chiama il volo Sapelli, tu devi invitare me nella tua trasmissione, ti do il numero, chiama il volo Sapelli, aspetta, chiama Sapelli, chiama il Sapelli al volo, aspetta, uno dei più grandi, ma chi ti mando il numero, Giuseppe, uno dei più grandi storici dell'economia, coglione, uno dei più grandi storici dell'economia, imbecille, ma chi è, dai, imbecille, aspetta che te lo mando adesso, lo mando qui a Giuseppe, il numero del professore, grande Sapelli. Però posso dirti una cosa, adesso lo chiameremo al volo Sapelli, chiamalo, mettilo a confronto. Posso dirti una cosa? Allora, il professor Sapelli, io condivido con Filippo il fatto che pochi lo conoscono, diciamo, del grande pubblico. Pochi? No, del grande pubblico. Del grande pubblico. Così? Aspetta. Sentiamo se risponde. No, allora, però fai parlare me. Sì, sì, ci mancherebbe altro. Per regolare. Balla. Scusa professore, sono Cruciani, con Davide ti stiamo chiamando a sorpresa, scusami, so che sono colpevole. Ciao professore, in diretta alla Zanzara siamo, professore, come stai? Allora io sto dicendo... mangiando, ma cosa volete, disgraziati? No, non volevo niente in particolare. No, perché c'è un povero coglione lì in studio che si chiama Filippo Champagne, che dice che lui è un vero economista perché fa ballare la fresca. Cioè fa circolare il denaro. Cioè, fa ballare? La fresca, tu sei milanese, sai che cosa vuol dire? Ballare... cos'è la fresca? La fresca, non lo sai. Appunto, il denaro, cioè fa circolare molto il denaro. Lui è uno che spende molto in vino, in ristoranti, eccetera. E dunque lui è molto più bravo, diciamo, a far funzionare l'economia di tanti professori. Così ha detto. Siete in diretta? Sì, certo. No, volevo un tuo giudizio su chi dice che fa ballare la fresca. Le persone che spendono molto fanno bene all'economia. Mandaci, no? A quel paese, professore. Dunque. Naturalmente chi alimenta i consumi, la domanda è giusto, è amato, ma naturalmente bisogna vedere dove vanno questi consumi. Si alimentano la rendita di Cardiana o lo sviluppo industriale? Beh, no, perché ridete, Mascalzoni? No, giusto, ride perché Davide. Lui non alimenta nulla, lui spende solo soldi, ma non vanno per il benessere comune. Questo è il no, tema. non è vero perché va... faccio arricchire le famiglie io. La gente sta bene. Esatto, mi chiamano tutti i locali, vieni da me, vieni da me. Racconta al professore cosa fai. Io? Il bene comune è un concetto filosofico, lasciatelo perdere. Esatto, però scusami professore, mi permetto di dirti una cosa, se uno come Filippo Champagne, che è tra l'altro il fratello del capogruppo della Lega al Senato Romeo, tanto per chiarire le cose, e spende moltissimi soldi, che siano della famiglia, che siano suoi, dall'attività di influencer, in ristoranti, casinò, eccetera, io credo che sia una persona che faccia funzionare bene l'economia, o no? No, bene no, fa funzionare l'economia. Fa funzionare l'economia. Perché i casinò non creano né, sì, creeranno un po' di occupazione, certamente, ma i soldi potrebbero essere spesi per opere pubbliche, per attività culturali, potrebbero essere spesi. Quindi, Mi scusi se la interrompo, guardi che la maggior parte dei casinò in Italia sono comunali, quindi io contribuisco a portare soldi al comune, bene. Non è che sono privati come in Svizzera, che sono milionari. Mi scusi se mi permetto, mi scusi. Parlare,
prima di parlare con me lei chieda permesso, ha capito? Questo lo dice lei, questo lo dice lei. Io non devo chiedere permesso a nessuno per parlare, soprattutto con lei. Non devo chiedere permesso a lei. Posso accettare che entrino nella mia vita personale due amici, ma uno sconosciuto. Grazie. Con questo tono. La saluto. Grazie professore. Grazie professore. Grazie. Fermi tutti. Io non ho parole.